Adesso ti è chiaro cosa intendiamo, Pietro? Come faremo a testimoniare la parola di Gesù fino agli estremi confini della terra? Come faremo a farci capire dalla gente? Nessuno di noi conosce altre lingue oltre la nostra. Andrea ha ragione. Nessuno aveva pensato a questo. Credevate che fosse tutto così facile? Fratelli miei, ogni persona ebrea come noi, in qualunque parte del mondo essa viva, qualunque lingua parli, ha come tutti il diritto di sapere. Il Messia che tanto aspettavamo è finalmente arrivato. Ma come faremo ad annunciarlo alla gente, a farci capire da tutti? Io so solo che dobbiamo restare sempre uniti come Gesù ci ha chiesto e lui non ci abbandonerà mai. Ricordate, ha detto dove due o tre persone sono riunite nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Che ci fai qui tutto solo? Mi sono perso! Dov'è la tua mamma? Non lo so, non riesco più a trovarla! Ma quante volte te lo devo dire che devi stare vicino a me, altrimenti ti perdi! Ma io stavolta ho capito cosa dicevano quegli stranieri! Sì, anch'io! Uomini di Giudea! Ascoltate! Ascoltatemi! Gesù, il Messia, è risorto! Dio l'ha risuscitato e tutti noi ne siamo testimoni. Gesù Cristo, il Messia, è risorto e così ha sconfitto la morte. Gesù ha sconfitto la morte perché l'amore sconfigge la morte. Il Signore ha detto: negli ultimi giorni io effonderò il mio spirito sopra ogni persona. E allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Lasciatevi quindi battezzare nel nome di Gesù Cristo e riceverete così i doni dello Spirito Santo. Battezzami, Pietro, nel nome del Signore. Anche io voglio il battesimo. Gloria al Signore! Ti hanno capito! Tutti hanno capito le tue parole, Pietro! Sì, tutti ti capiscono! Anche io riesco a parlare con tutti e riesco a capire le loro lingue! È un dono del Signore! È lo Spirito Santo che opera in noi! Che risponde ai nostri dubbi, a tutte le nostre paure!